Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un nuovo episodio di Minecraft Nintendo Switch Edition. Siamo nella miniera, ci rivediamo esattamente nel punto dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Prima di procedere, però, prima di tutto metto una torcia qui perché non si vede assolutamente niente, anzi, faccio un po' di luce. Oggi non sono col Gamepad Pro perché l'ho in carica, ma bensì sono con i Joy-Con, quindi se mi vedete giocare peggio del solito, perché gioco male già di mio, però se mi vedete giocare peggio del solito sapete già perché. Allora, prima di tutto volevo farmi un po' di cibo, volevo cuocere questi manzi crudi perché altrimenti di qui non ne usciamo. Quindi, prima di tutto, banco da lavoro, poi fornace e dopodiché vediamo di cuocere quel manzo. Ok, manzo in cottura, perfetto, alla grande in questa maniera. Per il prossimo episodio, ve lo dico già da ora, almeno per quando usciremo di qui dentro, se non altro, ci finiremo la casa, quindi ve lo dico già da subito, finiremo la casa e almeno siamo a posto, non ci pensiamo più e poi la potremo espandere poi negli episodi successivi senza troppi problemi. Perfetto, bistecche fatte, alla grande ne abbiamo 5, almeno possiamo continuare a stare qui sotto per un po', almeno finché non troviamo qualche diamante, perché la mia idea stavolta volevo un diamante, stavolta non volevo tornare fuori di qui a mani vuote, ma volevo davvero trovare un bel diamantozzo che secondo me è la cosa migliore da avere al momento. Qui c'è da farci una bella strada che scende. Quindi io procedo con la scalinata, vediamo un po' di non trovare magari il vuoto e non volare direttamente giù di sotto nella lava come pochi, come piccioni direttamente, faremo un bruttissimo volo però di sotto, quindi occhio Ale, mi raccomando, occhio dove vai, occhio a cosa fai. Da questa parte, guardate, ho fatto pochi scalini e ci siamo già trovati un'altra grotta, un'altra piccola grotta, quindi, mamma mia. Mamma mia cosa c'è di qua, guardate quanto è bella proprio la lava, eh? E come no, certo, moltissimo proprio. Tanto io metto le torce perché altrimenti voi non vedete veramente niente e mi dispiacerebbe tantissimo. Quindi se vedete che metto tantissime torce è per quello, le spreco magari, ma sono più contento di sprecarle, però almeno voi ci vedete. Mi fa più piacere in questo modo, francamente. Quest'acqua la terrei perché potrebbe addirittura venirci fuori un po' di ossidiana da una cosa del genere, quindi... peccato che non arriva esattamente proprio lì alla lava, perché altrimenti davvero poteva venirci fuori l'ossidiana. Ok, mi sono fatto una piccola scalinata, sono passato di là sopra. Qui è veramente tanta lava, però almeno mi permette di non usare le torce, quindi per questa volta la lascerò. E a che altezza sono qui esattamente? Io mi avete detto sui 14, sono i diamanti, io sono a 24, quindi devo scendere ancora un po'. E maledizione anche te, non t'avevo proprio visto. Io non l'avevo visto questo qui. Mamma mia. Ok, è andata bene però, se non altro siamo vivi. No, guardavo qui perché... cioè qui si sfonda, si va giù. Quindi vediamo un attimo di sfondare come si deve e crearci la strada per scendere. Perché tanto devo scendere io, quindi tanto vale farlo subito e vedere un po'. Se c'è qualcuno che ci fa saltare in aria, lapislazzuli. Mattia C86, ciao Mattia. Grazie ragazzi, tra l'altro io vi ringrazio sempre tutti veramente di cuore di partecipare. Mi dispiace che non ci sia una chat vocale o una chat scritta, così potremo parlare e coordinarci meglio. Farlo con i cartelli è veramente difficilissimo, però io vi ringrazio comunque tanto per l'impegno che ci state mettendo, anche per cercare di partecipare anche insieme a me, eccetera. Veramente grazie a tutti di cuore. I slazzoli me li prendo, non si sa mai, comunque possono servire per gli incantamenti, quindi non lasciarli mai in giro. Qui sotto si scende ancora. Ma che diavolo d'altezza siamo adesso? Siamo a 14 adesso, ok? Sembra che sia l'altezza buona per i diamanti, ma qui per ora non ne vedo. E forse addentrarci lì è il posto migliore, mi è sembrato di sentire. Tipo, sapete scheletro che lancia frecce? Credo proprio di essermi sbagliato. Comunque, ritorniamo di qua. Ah, ok. E qui si scende di sotto. Però qui no. Qui si risale, però. Ciao, Andrea, che si unisce alla partita. Ciao, Andrea M. No, cosa sono? Lapislazzuli o carbone? No, forse è carbone. Si vede bene perché non c'è tanta luce là. E qui c'è pietra rossa che mi serve. Perché non abbiamo trovato tanta, per la verità, di pietra rossa. Anzi, molto poca. Procediamo in questa direzione, la lava rimaneva là e vedo che c'è pietra rossa laggiù in fondo, ma non mi sembra il caso di andare a prenderla, troppo rischioso per un blocco solo di pietra rossa, magari erano anche molti di più, però è troppo distante, troppo nella lava, non mi sembra veramente il caso. Qua giù che c'è, poi scendo, qua su che c'è, poi scendo. Ok Ale, se inizi a sbagliare anche il qua su con qua giù si è messi bene.
cercato di procedere un po' andando avanti e sono ritornato praticamente nella zona della lava. Ale, occhio, che a rimanerci è un attimo con la lava in questa maniera. Quanto carbone che c'è là, ok. Provo a risalire. Mattia 186 si è schiantato al suolo. Mattia, dove diamine sei andato a finire esattamente per schiantarti al... Da dove ti sei lanciato? Giusto per curiosità. Ok ragazzi, voglio fare una cosa. Voglio costeggiare questo pezzo di lava qui e vediamo un po' se magari ci porta in un'altra caverna, in un qualcosa di simile. Proviamoci, dai. Ciao Simone, ciao, benvenuto in partita. Io ve lo ripeto, magari voi nel frattempo, anche se vedete che io non ci sono, magari sono disperso qua giù nei meandri, potete continuare a costruire sia la mia casa che anche edifici vostri. Basta che mi lasciate un cartello a casa in modo che io sappia dove andare più o meno per vederli. Magari vi mostro anche i video, che sarebbe secondo me anche una cosa carina da fare. Vedete voi poi, io ve lo ricordo, se volete farlo a me fa piacere. Poi ovviamente fate voi, la scelta è vostra. Scava scava, ci siamo ricollegati a un'altra miniera nella quale non eravamo mai stati, tra l'altro. Un'altra grotta, non miniera. Le miniere magari trovarle, sarebbe carino trovarla qualche miniera in giro. Quei carrelli e tutto quanto, giusto per la soddisfazione di spiantarci in qualche muro da qualche parte. È ossidiana quella? Mi sa proprio di sì. È proprio ossidiana. Peccato io non ho diamanti! Maledizione! Ci vorrebbe il piccozzo di diamante, vedete, per fare una cosa fatta bene, perché... è un peccato questo, perché avevamo trovato l'ossidiana, maledizione. Altra grotta con scalinata, però qui devo stare attento, perché mi avete detto che mettere le torce in questi posti praticamente fa franare la ghiaia. Potrebbe essere un grosso problema nel caso succeda adesso. Quindi speriamo non succeda, speriamo mi faccia scendere giù tranquillamente. Ma che è questo? È proprio una scalinata che va verso il fondo del mondo, perché quello mi sembra il fondo, proprio il fondale. Substrato roccioso, esatto, non si rompe. Siamo quindi al minimo possibile. Siamo altezza 5, altezza 4 adesso. Ottimo, bene, siamo anche al lato, sono verso casa nostra gli altri. Spero che stiamo costruendo, vediamo un po' poi magari cosa hanno creato, cosa hanno fatto. Sono veramente molto curioso di vederlo. Matt Calz si unisce alla partita, ciao Matt. Ci sono le miniere. Le trovate. Dai, a tre passi. Cioè, lo stavo dicendo, le ho trovate. Ragazzi, la fortuna. Ok, ogni tanto la fortuna fa qualcosa di decente. Allora, vediamo un po' di fare una specie di scalinata. Nico03 si unisce alla partita. Ciao, Nico. Mamma mia, oggi siete veramente in tanti. Grazie di cuore. Oh, abbiamo trovato anche il legno. Quindi possiamo... Bene, bene, bene. Che bello, ste soddisfazioni. Possiamo rifarci magari anche un po' di legno per poi creare diverse cosette. Bello, bello così. Binario, si usano per guidare i carrelli da miniera. Ottimo, grandi, grandi, che bello. Sono soddisfatto ragazzi, si dovrebbe sentire anche parecchio dalla voce. Ma veramente ho una soddisfazione addosso tremenda, talmente tanta che non mi riesce più neanche a parlare. Nico03 è stato ucciso dal lupo. Dal lupo, Minecraft, da un lupo, non dal lupo. Che vuol dire dal lupo? Intanto anche Minecraft sbarella, obiettivamente. Vediamo un po' se riusciamo a farci una strada, magari senza farci crollare niente addosso, per scendere qua giù. Che è quell'affare? Che è quella cosa? Ora andiamo a vedere, eh. Intanto mi prendo un po' di binari, che tanto, lo sapete, per le ferrovie sono sempre ottimi. Devo togliermi qualcosa. Decisamente devo togliermi qualcosa di dosso. Tipo buttare di qua. Sono curiosissimo di vedere chi è quell'affare. Comunque, la diorite... No, aspettate, la carne marcia non ci serve a niente. Così come la terra al momento non ci serve assolutissimamente a niente. Quindi vediamo un po' di prendere questa pietra rossa, che è molto più interessante. Ok, ragnatela attraversata rallenta i movimenti, può essere distrutta con le cesoie per fornire corda. L'ho appena fatto, voi magari non so se l'avete visto, ma l'ho appena fatto. Io continuo a non capire cos'è quella cosa laggiù. E veramente... Ma che poi è celeste? Ma è acqua! Ma è acqua! Tre ore per capirlo e poi è acqua! Deve essere l'inizio di una sorgente o qualcosa di simile, se non altro. Comunque qui siamo veramente bassi, mi sa. Che altezza siamo? Siamo a 8. Mi sa che potremmo anche forse trovare qualche diamantello o robe varie. Pietra pesciolino d'argento. Genera un pesciolino d'argento quando viene distrutto. Può anche generare un pesciolino d'argento se nelle vicinanze c'è... Che...
Quale sarebbe, scusa, la pietra pesciolino d'argento? Quella? Pesciolino d'argento, quando viene attaccato attira tutti i pesciolini d'argento nascosti nei dintorni. Si nasconde nei blocchi di pietra. Ma che figata! Ma cos'è? Ma non l'avevo mai visto! Ma è uno spettacolo questa cosa! Io, veramente, ma l'hanno... Da quando è che l'hanno inserito quello? Perché io non l'avevo mai trovato, mai e poi mai. Sono rimasto veramente stupefatto, in senso positivo, tra l'altro. Bene. Ci sono anche i pesciolini d'argento. È un'altra cosa che mi dovrete spiegare, praticamente, quella. Lo sapete, vero, che io non ho la più pallida idea di che cosa siano e di che cosa facciano i pesciolini d'argento. Strano che ancora non abbiamo trovato ragni. Di solito in queste zone ci sono sempre un sacco di ragnozzi. Sa che me la son tirata, eh? Perché ho fatto tre passi e ho sentito fare il classico rumore da ragno. Potrebbe essere un problema. Diamanti! Minerale di diamante! Si scava con una piccozza di ferro migliore per ottenere diamanti. Ragazzi, abbiamo fatto bingo oggi! Abbiamo fatto bingo! Sempre puntate fantastiche quando facciamo così. Non so se ve lo ricordate anche nella puntata della serie di... Ma che c'è anche un coso là? Uno spawner? Guarda, uno spawner. Comunque si usa per trasportare merci sui binari. Il classico carrello. Ah! No! Sono quelli che avvelenano! Mi avete detto, mi ricordo qualche episodio fa, che comunque ti portano a zero ma non ti uccidono. I ragni, quelli che... quelli piccoli, questi, cioè quelli che fanno veleno. Però comunque forse è meglio non rischiare troppo. Tolti di mezzo, sì, ci deve essere... c'è uno spawner, ok, c'è uno spawner là nel mezzo e non... Ah, quante ne spawna! Allora, no, calma Ale, calma per piacere, perché qui, se no andiamo a finire male. Forse è meglio lasciar stare... Allora, ok, mamma mia, pericolo, tremendo pericolo. Oh, mi ha preso un po' di corda, ma no, scusate, perché l'ho visto che lì c'è uno scrigno. Forse lo prendiamo anche da qui in teoria. Però non voglio avere problemi con loro, con i ragni che ci sono lì. Quindi ok, c'era uno scrigno. Che c'è dentro lo scrigno? C'è una targhetta per il nome. Bello. Questa ce la prendiamo per forza. Poi l'andesite la lasciamo qui. Tanto non ci serve a niente. Semi di cocomero, semi di zucca, binari attivatori. Che fortuna immensa, esagerata abbiamo avuto. Il cactus no, lo volevo tenere però. Lasciamoci un po' di sabbia e un po' d'andesite. Di arenaria, ragazzi. Tanto questa la ritroviamo. Siamo pieni vicino casa di quella roba. Quindi il problema è... che lascio qui? La recinzione di quercia ci lascerò? Mamma che bello, che episodio! Ragazzi, il cactus lo lascio qui, ce lo riprendiamo poi perché abbiamo decisamente bisogno di questo diamante, quindi va preso. Diamanti grandi, due soli? Tre soli? Quattro soli? Dai, che grandi questo mod, la soddisfazione estrema. Dai, un altro, 5, grandi, no, aspetta, perché questo potrebbe essere un guaio. Aspetta un po', facciamo... Allora, fatemi capire come fare a prendere questo senza... Ok, sono 5 diamanti, ma li abbiamo presi tutti. Sapete che forse di qui arriviamo vicino allo spawner, in effetti. Ma lasciamolo lì, lo spawner, mi dite sempre di lasciarli, gli spawner, lasciamolo lì. Mi ricordo che qua c'è uno spawner di ragni. Va bene. È lì, rimane lì senza problemi. 5 diamanti, ragazzi. Ci possiamo fare il piccone in diamante per prendere l'ossidiana. Grandi. Però vorrei tornare via adesso da qua giù. Perché bisognerebbe tornare a casa. Creeper. No. Esplodi lì, va benissimo, guarda. Mi va bene se esplodi lì! Ok, dai, allora, aspettate un attimo. Per quest'oggi facciamo così, ci salutiamo qui. E poi riprendiamo la prossima volta. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, come sempre. Grazie di cuore per partecipare a queste partite. E vi ricordo, se vi va di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, vi ricordo se vi va di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter, di seguirmi su Beavers, Instagram e Telegram e di aggiungermi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network. Un saluto ancora da Axios00 e che puntata figa è venuta fuori stavolta, ragazzi, grandissimi, ragazzi, non riesco proprio più a parlare dalla felicità, grandi, ciao!